che non cambia assolutamente niente. Cioè, nel senso, cambia il nome della droga leggera, cambia il nome del cantante del momento, cambia il vestito, una volta è largo, una volta è stretto, ma l'attitudine di fondo è sempre quello, cioè che comunque uno in giovane età, in quella fase che è il capire se stesso e il mondo che lo circonda, si ritrova inevitabilmente in una fase di contrasto comunque tra lui e il mondo di fuori, nel tentativo di capire le cose che gli piacciono e che non gli piacciono, e di cambiare anche quelle che gli piacciono, facendo proprio leva sulla sua sicurezza di giovane uomo o giovane donna. Però ecco, c'è questa forma quasi automatica di rifiuto, di protesta e di tentativo di cambiare. Poi, quando andare avanti nel tempo, questa fase si sopisce, ma non è detto che non ci sia, cioè c'è in altro modo. Anche perché io penso che i cantanti beat dell'epoca in qualche modo oggi sono sostituiti appunto dal cioè un po' il prototipo, ecco, di quello che può essere, che quello che, diciamo, tutti in questo momento può essere rappresentare l'idolo appunto dei giovani tendenza, un po' quelli da paragonare un po' a quelli che all'epoca scappavano al Piper magari con la minigonna nella borsa e poi si cambiavano nel bagno del Piper magari per non farsi vedere i genitori. Cioè, nel senso, magari al movimento progressive, ai gruppi beat, adesso ci sono la cultura hip hop e i gruppi che fanno rap, cambia la musica, cambia lo stile, cambia le metriche, però poi comunque è un modo di parlare, diciamo, alternativo a quello che è il mainstream, pur diventando essi stessi sia i gruppi di una volta, basta pensare, insomma, a tutti i nomi che sono venuti fuori, Fatti Bravo, Un Giovanissimo Nato Zero, fino a quelli oggi, poi entrare a far parte un po' di questo sistema, in questa continua dicotomia, no? Tra l'esserne fuori, però stare pure con piede dentro, per cui a volte è difficile trovare anche per un artista, come per una persona nella vita, questo equilibrio, no? Sì, ascoltami, invece diciamo che in linea di massima diciamo che quello che era chiamato all'epoca beat era un po' un'epoca di trasgressione per quanto riguarda i giovani. E qual è il messaggio trasgressivo invece che porta avanti l'hip hop rispetto alla canonicità, insomma, del vivere quotidiano? Guarda, il messaggio trasgressivo non è una parola che mi affascina molto, forse nell'hip hop non è nemmeno la più adatta. Quello che sicuramente porta di diverso rispetto a chi l'ha preceduto è un tipo di linguaggio che è un linguaggio realista, cioè ci sono le parolacce perché nelle chiacchierate di tutto il giorno ci sono le parolacce, ci sono le incazzature perché nelle chiacchierate di tutto il giorno c'è la gente incazzata nei bar, c'è il momento d'amore perché nella giornata di tutti i giorni c'è poi alla fine il bacio con la propria donna o il proprio compagno che si ama, cioè c'è tutto quanto senza nascondere nulla, nelle cose belle che giustamente vanno esposte, ma altrettanto giustamente vanno esposte anche quelle brutte, senza fare della facile demagogia. Senti, invece torniamo ancora al disco, appunto, ricordiamo appunto Multiculti, un disco che tra l'altro è uscito in questi giorni, ricordiamo ancora anche il prezzo, tra l'altro non è un prezzo ma un prezzo consigliato, che è €15,90, perciò un prezzo accessibile. Io ricordo che la tua politica è quella sempre di abbassare i prezzi dei CD, visto che questa è una cosa che tu porti avanti, una battaglia porti avanti da molto tempo, e questo appunto va in favore dei giovani d'oggi, appunto, come il titolo della tua canzone. Comunque ritorniamo ancora appunto a Multiculti, che è appunto l'ultimo album di Piotta, ricordiamo appunto che 3 anni dopo il precedente disco che si chiamava Tommaso, e un album diciamo trascinante, solare, che in qualche modo effettua un'analisi spietata, diciamo, del nostro tessuto sociale, dell'attuale società, tra l'altro con collaborazioni di tutti i tipi, insomma, con un mix di ospiti, contenuti, linguaggi, stili, religioni e culture diverse. Tra l'altro ricordiamo qual è invece il tipo di visto che proprio tra l'altro c'è un brano che nell'album si chiama Multiculti, che appunto poi dà il titolo all'album stesso, qual è l'influenza etnica che ti ha in qualche modo colpito di più, da cui hai tratto un'esperienza più positiva? Ma, cioè, senso, etnica a livello musicale non ce n'è una, perché è hip hop, quindi sostanzialmente è sempre la matrice afroamericana rispetto a quella europea, che è molto meno basata invece sul ritmo, quindi invece quella africana invece sul ritmo, sulla percussione si basa tutto, ed è sempre quella che
quel boom chuck che mi ha sempre insomma colpito e fatto muovere la testa. Per quanto riguarda invece i vari viaggi che ho fatto, sicuramente insomma un paese del tutto nuovo e inaspettato è stato il Giappone, e un altro invece viaggio che ricordo con molta passione è un concerto a Sarajevo per la pace. Eravamo tre gruppi che facevano hip hop, io dall'Italia, Atena che è una ragazza israeliana, e i Kalas che sono un gruppo palestinese, per cui ecco qui diciamo questo miscuglio di persone diverse su un palco dove grazie alla musica la diversità non è motivo di, come spesso e purtroppo accade anche a pochi chilometri del Mediterraneo, di conflitto, ma invece di arricchimento reciproco. Hai usato una parola molto importante, tra l'altro una parola bellissima, quasi utopistica in questo momento, pace. Qual è il rapporto di Piotta con la pace? Io guarda, c'è un rapporto di tutti i giorni, nel senso che anche senza andare a scomodare i casi estremi come quello della guerra, ma anche il rapporto quotidiano di tutti i giorni, dove comunque può entrare quello che è la litigata, l'invidia, la gelosia, cerco sempre invece di stabilire dei rapporti di grande armonia con le persone intorno a me. Piuttosto se è una persona con cui proprio non riesco ad avere feeling, preferisco frequentare il meno possibile e non avere motivo di scontro, ma non per diplomazia, proprio perché è nel mio carattere, qualcuno dice anche nel segno zodiacale, perché il toro di solito si circonda di tanta armonia sia nelle cose che lo circondano, proprio a livello estetico che a livello appunto di armonia, equilibrio, energia positiva tra le persone. E prima hai parlato appunto del Giappone, un popolo pacifico per eccellenza praticamente, quello dei giapponesi, e praticamente come affrontato, come visto l'hip hop in Giappone? Prima mi ha incuriosito questa... L'hip hop è visto molto bene, cioè nel senso che in tutti questi paesi che ti ho detto, che ho visto, più altri che non ho visto ma so che sono importanti, tipo per esempio il Sudafrica o l'Australia, la scena hip hop è... dilaga in maniera vertiginosa, e non singole canzoni come funziona qui da noi, no? Un po' come la musica dance, cioè una canzone va, poi lo stesso artista ne fa un'altra e non se lo fila nessuno. C'è proprio un amore per questo suono, per cui c'è un amare un album intero, non a ragionare a singole canzoni. E questo sta accadendo anche in paesi inaspettati fino a pochi anni fa, uno su tutti, la Polonia. Ad esempio i Beastie Boys stanno preparando il tour mondiale, non vengono in Italia ma vanno in Polonia, perché l'hip hop polacco sta mediamente nelle altissime posizioni della classifica e anche con grande successo dal punto di vista di musica dal vivo. Guarda, c'è la linea, diciamo, la musica melodica in generale ha sempre, come dire, in tutti gli anni è riuscita a resistere. L'hip hop è un'innovazione, che, come dire, una musica innovativa che porta una ventata di entusiasmo diversa. Quasi si distingue. Io ho un esempio che ti faccio. Io per esempio molto spesso partecipo ai festival di danza come giuria. Ci sono i vari tipi di danza, dalla classica alla modern jazz e roba del genere, e poi c'è l'hip hop. L'hip hop suscita sempre un entusiasmo e delle scene appunto di isterismo collettivo, quasi un'ammirazione diversa, è come se avesse una marcia in più. Questa è l'impressione che ho io. Qual è il segreto appunto di questo tipo di musica?